Yaman. Ciao Marconi. Ciao. Motocicletta 10 HP? Motocicletta, questa è la Poderosa. Sai qual era la Poderosa? La Poderosa? La Poderosa era la moto di Che Guevara. Eccoci. E invece ora siamo passati alla Ducati. Ora siamo passati alla Ducati, sì. Questa è una rarissima Ducati indiana. Ce ne sono rimaste 323 nel mondo. Una è mia. Allora, Pistoia Blues, ieri sera grande serata, grandissima. Ve l'avevo detto che avremmo lavorato per il bel tempo, ci siamo impegnati e il temporalone del Pistoia Blues ci ha risparmiato e ci ha fatto vedere Banda Bardot, lì Scratch Perry con la Alfa Dubital e per finire Perch degli Zion Train, che è stato fantastico. Allora, ricapitolando, Banda Bardot l'ho visti poco, sinceramente, perché so che hanno un gran seguito e sono anche bravi, mi dicono, ma io non li comprendo, troppo casino, troppo cacciaroni, troppo bella ciao. Però è stato con gli Scratch Perry che veramente c'è stata una grande serata. Questa Alpha Band, composta da musicisti di Pistoia, Dubital, Dub Lab, ex Bomba Bomba anche, un sacco di amici che hanno suonato in maniera eccellente, Fratelli Ferro ai cori, Gaga alla batteria, Lello Manna alle tastiere, Caroti alla chitarra, hanno fatto una band degna degli Wailers veramente, un bel sound. Il volume era basso, anzi ieri sera, se si può, era ancora più basso il volume, era bassissimo. E sicché insomma quello ha penalizzato un po' le buone vibrazioni, però è stato un gran show. Lipper era come sempre un vecchietto di 80 anni, carino, simpatico, parecchio fuori di testa, ha fatto un po' di classici, è stato molto bello. Zion Train, veramente un bel sound, sarebbe stato potente, però i bassi erano a minimi termini, anche perché era tardi e credo che ci siano un po' di problemi per questa cosa. Comunque è stata una gran serata e secondo me la serata di ieri sera andrà al primo posto tra tutte, perché era veramente una serata originale. Senti, la piazza come ha risposto ieri sera? La piazza ha risposto benissimo, c'è stato quando hanno suonato Banda Bardot, che loro hanno un seguito circa di 5-6 mila persone fisse che li seguono dappertutto, ha suonato Banda Bardot e la piazza si è svuotata e poi invece sono rientrati tutti, si sono gustati questo bello spettacolo reggae, è stato bello, veramente. L'unica cosa oggi che mi manca un po' è blues diurno, che è sparito totalmente. Cioè prima a quest'ora qui Piazza d'Armi era piena di gente, giocavano a frisbee, giocolieri, e questa cosa qui è un po' mancata. Il campeggio d'una volta. Il campeggio, sì, ora quando era a Montesecco il campeggio era veramente squallido e brutto, infatti ci sono stati anche dei fatti poco belli e poi hanno portato a chiuderlo. Però quando il campeggio era spontaneo, come doveva essere, che in qualsiasi aiola c'era una tenda canadese, era veramente bello. Furgoni ovunque, gente ovunque. Questo è un po' mancato perché chiaramente il popolo che ha seguito il blues quest'anno è un popolo un po' più mordi e fuggi, più limitato alla Toscana. Vengono la sera, guardano concerti e vanno via. Senti, una delle serate più attese è quella di stasera. Stasera Morciba, vedremo, io non l'ho mai visti neanche, sono molto curioso, hanno un bel sound e vedremo un po' che succede. Molto bello comunque, il Pistoia Blues sta andando avanti, nonostante tutto ho sentito un po' di critiche, un po' come le mie, che il blues è un po' sparito, però diciamo per ora è soddisfacente, la programmazione musicale è ottima, direi. E poi c'è l'attesa per domani sera, Jack Johnson? Domani sera Jack Johnson, vedremo, questi ragazzi. Allora un saluto a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, ci risentiamo domani dal Pistoia Blues Mark One. Ciao a tutti. Ciao Marco, grazie. Oh.